Ciao ragazze, oggi faccio un video molto veloce e vi mostrerò dei piccoli trucchetti, che si tratta di illusione ottica, che dà volume alle ciglia. Sembrano più folte, sembrano tante, sembrano grosse, tutto, insomma, senza usare le ciglia finte, avrete l'effetto però ciglia finte. Allora ragazze, intanto userò questo matitone della Kiko, il 02, per dare luce all'occhio, per far vedere meglio. Smalto alla fine. Allora, a questo che farò la classica cosa che fanno la maggior parte delle persone, ovvero piega ciglia, e mascara. La cosa più tipica che fanno le persone, soprattutto quando vanno velocemente, la prima cosa è che fanno mascara e basta. Io ho le ciglia già lunghe, quindi l'effetto sempre comunque su di me, già con mascara cambia molto. Però per quelle che hanno le ciglia molto fine, molto corte, secondo me questi piccoli accorgimenti può aiutare molto. Comunque con questo ho finito. Mascara, piega ciglia. Già con piega ciglia comunque fa un buon risultato sulle ciglia, perché piegandole sembrano di più. Ok, con questo abbiamo finito. Su questo occhio invece facciamo tutto ad hoc, come si dovrebbe fare se si vuole avere questo effetto ottico di ciglia finte, molto voluminose, lunghe e grosse, diciamo. Userò intanto la matita e metto vicino alle ciglia sulla palpebra mobile, molto piano, leggero, magari verso la fine un po' più grossa, qua questa zona un po' più grossa, un po' più intensa, e all'interno dell'occhio, in parte superiore, sempre matita nera, quindi casual. Ok, e già vedete una piccola piccola differenza. Allora prendo un pennello angolato e sfumo piano piano la matita. Da qui si può già notare una piccola differenza, guardate. Adesso di nuovo piega ciglia. Scovolino per pettinare le ciglia, così le divide. E guardate, non ho il mascara e già qualcosa cambia. Di nuovo utilizzo il mascara, quello che ho utilizzato qui, qualsiasi mascara o volumizzante, quello che vi piace di più. Io utilizzo questo per essere corretta, utilizzo entrambi, per entrambi gli occhi lo stesso mascara. Fatta qui. Io dopo ogni strato di mascara uso lo scovolino per pettinarle e dividerli. Ora io utilizzerò questi qua, le fibre, che sono per allungare le ciglia. Potete utilizzare anche questi qua della Essence, che ha un costo molto 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 inferiore, però queste sono fibre nere, queste sono bianche e questi qua sono più fini secondo me. E questo l'ho utilizzato sia rispettando l'indicazione, sia mettendolo dentro un mascara. Devo dire che mi ha rovinato il mascara, comunque più che altro perché fa tanti grumoli, ma con lo scovolino potete pettinare i grumoli, quindi un po' più fatica, ma comunque potete ottenere lo stesso risultato di questo qua, o più o meno insomma.
O potete comunque, se non avete nessuno dei due e non volete comprarli, semplicemente usate vari mascara che vi piacciono di più, volumizzanti, cose così. Siccome questi qua sono molto fini, cascano sul viso, basta prendere un pennello, uno grande o comunque quello che volete, pulito magari, e togliere. È la pecca di queste fibre. E di nuovo mascara. Adesso se non avrei utilizzato le fibre, avrei di nuovo utilizzato lo scovolino per pettinare le ciglia. Ecco qui, il risultato è questo. Guardate, quello che fate voi, o maggior parte di voi, in furia fretta, quello che ho fatto io con i trucchi dell'illusione ottica. E si possono fare veramente molto veloce anche la mattina, basta prenderci un po' la mano, e se non utilizzate le fibre ma utilizzate semplice mascara volumizzante, cose così, anche questo qua fa un effetto molto illuminizzante, lo conoscete tutti dell'Essence, anche questo lo consiglio. E guardate qui, molto bello. Se non vi piace che è troppo volume qua e qua niente, potete mettere anche giusto un attimo di mascara sulle ciglia inferiori. Io voglio dare solo al centro un po', metterò solo al centro, così ci sono, si vedono che ci sono. Perché quando si accentua molto il volume del più alto, sembra quasi che non ci siano questi di giù. È un gusto personale, vedete voi. Ed è finita così. Fatemi sapere se vi piace, e più che altro fatemi sapere se lo considerate utile. Ciao ragazze!